In questo video andremo a vedere come, partendo da un poligono di base, ad esempio da un triangolo equilatero, sarà possibile ottenere un motivo geometrico. Quindi, come sempre, andiamo a squadrare il foglio con apertura del compasso 9 cm. In alto a sinistra, tra due righine distanti 5 mm più 5 mm dal bordo superiore, andiamo a scrivere il nome e cognome allineato a sinistra. In alto a destra, sempre tra due righine, il nome della classe, allineandolo a destra, in basso a sinistra la data e infine in basso a destra il nome della tavola, in questo caso tab 4.1. Ora non dobbiamo suddividere la squadratura in quattro parti, ma faremo un grande triangolo dal quale poi ricaveremo un motivo geometrico. Come primo step, trovato il centro del foglio che potete trovarlo o allungando le diagonali o controllando un po' il puntino creatosi durante l'atto della squadratura, apertura del compasso di 7,5 cm, andate a tracciare la circonferenza. Quindi andiamo a tracciare il triangolo data la circonferenza che lo va a circoscrivere. A questo punto dobbiamo tracciare l'asse verticale, quindi allineiamo la riga sul bordo inferiore della squadratura. Chi ha difficoltà lo può anche allineare, può allineare la riga al bordo del foglio. Poi prendiamo la squadra 30-60, quella più grande, e tracciamo l'asse. A questo punto abbiamo il primo punto, il primo vertice del triangolo. Dobbiamo trovare gli altri due vertici. Per ottenere gli altri due vertici è molto semplice, bisogna con la stessa apertura vista prima, quindi 7,5 cm, puntare nell'intersezione inferiore e creare una semicirconferenza in questo modo. A questo punto abbiamo il vertice A, B e C. Trovati quindi i tre spigoli della figura, andiamo a ripassare il tutto e otteniamo il triangolo. A questo punto, per andare a creare dei motivi geometrici, possiamo ad esempio, come fa il libro, andare a tracciare le bisettrici che in questo caso corrispondono con le mediane. Lo possiamo fare semplicemente unendo lo spigolo con il centro e proseguendo, quindi con uno semplice righello, da un lato e anche dall'altro lato. La bisettrice dell'angolo superiore ce l'abbiamo già tracciata. Se invece vogliamo utilizzare sempre righe squadra, allineiamo la riga inferiormente, prendiamo la squadra 30-60 e tracciamo la prima bisettrice. Dopodiché ruotiamo la squadra, tracciamo la seconda bisettrice e questo è il punto di partenza per creare il motivo geometrico. Ora se ne possono fare tantissimi, ad esempio note i punti medi del triangolo, si può ottenere un nuovo triangolo ribaltato rispetto al primo e che suddivide il primo in quattro triangoli uguali. A questo punto poi ognuno può procedere come vuole, anche guardando sul libro le varie tipologie. Chi magari si sente più in difficoltà fa un motivo semplice, chi magari invece si sente più sicuro può creare motivi più complessi. Qui ne riporto alcuni per semplicità. Ad esempio potremmo continuare sullo spigolo in basso a destra a creare dei triangoli. Questo spigolo già lo abbiamo. Per trovare questo spigolo qua, semplicemente riga e squadra e possiamo tracciare lo spigolo orizzontale. Per trovare il punto medio, sempre riga inferiore, squadra messa in verticale, tracciamo giù questa riga e troviamo questo punto. Potremmo poi andare avanti all'infinito, qui potremmo creare un altro triangolino più piccolo, in questo modo, sempre con la riga e squadra. Una volta poi completato il motivo, dobbiamo andare a colorarlo con due colori che magari si possano associare bene, quindi magari anche un verde chiaro o un verde scuro, oppure un rosa e un rosso, questo diciamo siete liberi di fare come volete. E andate a colorare, sempre considerando che il pastello va dato molto tenue, impugnandolo lontano dalla punta e inclinato. Quindi potrei fare i tre triangoli in verde scuro e invece gli altri triangoli con verde più chiaro. Questa è una soluzione. Poi vi porto altri esempi. Un'altra soluzione potrebbe essere questa, in cui dato il triangolo iniziale, ho tracciato le tre bisettrici, trovato il secondo triangolo, ho ripassato anche le bisettrici e poi ho colorato in maniera alternata, in questo caso celeste e blu. Questa è un'altra possibilità, ce ne sono infinite e
e alcune le trovate anche sul libro. Quindi buon lavoro.